Grazie Presidente, Governo, colleghi e cittadini che ci seguono. Presidente, stasera siamo qui a discutere una semplice mozione, un semplice atto di indirizzo politico rivolto al Governo e più in particolare all'assessore all'agricoltura Edi Bandiera. Quello che chiediamo con la mozione numero 2 è il riconoscimento dello stato di calamità naturale nel territorio dell'ex provincia di Enna. È un tema che abbiamo già avuto modo di affrontare, è un tema di estrema attualità e questa mozione potrebbe in qualche modo aiutare a far respirare un po' i... Ok? Va bene. Potrebbe comunque aiutare un po' a respirare gli agricoltori e gli allevatori dell'entroterra siciliano, ma più in generale di tutta la regione. Assessore, Presidente, comunica all'assessore che già è pronto un emendamento alla mozione al fine di estendere la dichiarazione di stato di calamità naturale a tutto il territorio, all'intero territorio della regione siciliana e non solo alla provincia di Enna. Sappiamo tutti quella che è la condizione dei nostri allevatori e dei nostri agricoltori. La siccità rappresenta solo uno dei diversi problemi che stanno vivendo. È noto a tutti che non piove dalla primavera di questo 2017 ed è noto a tutti che le temperature di questo periodo o comunque le temperature di questi ultimi mesi non rientrano nella normalità e sono una condizione e costituiscono una condizione di straordinaria gravità per i nostri produttori agricoli. Produttori agricoli che dalla politica negli ultimi anni sono senza dubbio abbandonati, sono stati emarginati, sono gli ultimi tra i cittadini siciliani e tra i lavoratori siciliani. Hanno una politica comunitaria che va contro favorendo le importazioni e questo noi da siciliani sappiamo quanto ci può danneggiare, con una politica nazionale che nei confronti dell'agricoltura sembra quasi inesistente. Assessore, in questo momento, mentre noi discutiamo questa mozione, mentre noi chiediamo al Governo e chiediamo all'Assemblea di votarla favorevolmente, ci sono allevatori che stanno vedendo morire i propri capi di bestiame, ci sono allevatori che stanno soffrendo, allevatori che pronunciano con disperazione parole come fame, che chiedono aiuto e lo gridano, non sanno più a chi rivolgersi. Sono allevatori che vengono indotti addirittura alla illegalità. Assessore, io colgo l'occasione della discussione e della presentazione di questa mozione affinché questo assessorato, come è noto, sta già facendo, si faccia promotore di iniziative che vadano a favore del settore primario della nostra economia, che siano tavoli interassessoriali dove affrontare, diciamo, in modo panoramico quelli che sono tutti i problemi, dalla trattazione del tema della brucellosi, e qui è necessaria anche un'interlocuzione con il Ministro, o ancora i notevoli problemi dai prezzi che purtroppo da decenni rimangono immutati. Assessore, noi chiediamo il voto di questa mozione, una votazione favorevole, ma soprattutto quello che chiediamo è una risposta da parte di questo Governo, una risposta che sia concreta e che soprattutto aiuti gli imprenditori a predisporre tutte quelle misure che sono necessarie. Perché se finora non sono arrivate segnalazioni agli organi competenti, effettivamente c'è un problema, perché la siccità ha colpito tutti e gli allevatori addirittura non sapevano che occorresse fare una segnalazione.
Quindi le chiediamo di farsi promotore per queste iniziative, lo chiediamo a lei, lo chiediamo all'intero governo e da parte di quest'Aula tengo a precisare, ogni qualvolta ci sarà, comunque a parte del gruppo politico, ogni qualvolta si intenderà intraprendere un'azione che vada a favore esclusivo dei cittadini, che siano agricoltori o allevatori, noi siamo a completa disposizione. Purtroppo l'ho detto ieri sera in un incontro al quale era presente anche l'assessore. Gli agricoltori e gli allevatori in questa società sono gli ultimi, nella nostra Sicilia sono gli ultimi, invece dovrebbero essere i primi, perché il settore primario è il cuore pulsante della nostra economia. Grazie. Grazie onorevole Pagana.